la medicina di prevenzione era quella che avrebbe contribuito a contenere la diffusione, evitare poi il collasso degli ospedali. La medicina di prevenzione in Lombardia è stata tagliata perché si è preferito puntare e dare finanziamenti alla medicina di cura, alla medicina curativa delle strutture private. Tutto quello che è successo, e come dice Luca, ci sono tanti studi, tanti medici, allora, poteva essere quantomeno contenuto se ci fosse stata una cura domiciliare anche, cosa che non è potuta essere attuata perché? Perché grazie alla sanità lombarda sono stati tolti i collegamenti tra la medicina territoriale e i medici di medicina di generale. Per cui questo ha contribuito. Zona rossa chiaramente è il fulcro di tutto questo. Mancata chiusura dell'ospedale di Alzano e mancata istituzione della zona rossa. Dal punto di vista penale, quale tipo di reato non compete a me, diciamo, qualificarlo? Compete sicuramente al magistrato inquirente. Si ipotizza un'ipotesi di epidemia colposa, però non è un'ipotesi che formalizzo io. Ci possono essere delle responsabilità per omissione, sicuramente, c'è un'inerzia che colpevole che ha causato la diffusione di un contagio a livello addirittura nazionale, che è partito da qua come focolaio e poi si è ingigantito a livello di incendio che è sotto gli occhi di tutti, e questo sicuramente comporta delle responsabilità da parte di chi doveva prendere delle decisioni e non le ha prese. La zona rossa non è mai di fatto stata costituita e questa zona rossa avrebbe consentito il contenimento del contagio. Se è vero, come ci hanno detto gli studi, che il contagio, il distanziamento sociale è quello che ha salvato il paese o ha contenuto i danni, non si vede per quale motivo questa zona rossa in Lombardia non sia mai stata istituita. È dovuto intervenire un provvedimento a livello nazionale con un grandissimo ritardo, perché si parla di almeno 15 giorni, in realtà sulla carta, se noi li contiamo, sono più di 30, in cui nessuno qui ha preso dei provvedimenti. E questo chiaramente comporta delle responsabilità. Cioè, chi era al comando non era lì per giocare, era lì per prendere delle decisioni che dovevano funzionare per far funzionare poi un sistema che non ha retto, quello sanitario, precedentemente saccheggiato negli anni. La denuncia si compone di due parti, si compone di una parte narrativa, in fatto, e di una parte, se vogliamo, di diritto. Nella narrazione di diritto, quando noi spieghiamo che cosa è successo, parliamo del fatto che il direttore sanitario Marzulli aveva sostenuto che fosse un'assurdità tenerlo aperto e non chiuderlo. Cioè, non è stato chiuso per decisioni prese da qualcuno che adesso le scarica e cerca di motivarle diversamente, ma chiaramente questo non è assolutamente, non è logico e non è accettabile. Praticamente all'interno dell'ospedale di Alzano la gente, contagiati e non, hanno potuto continuare a contattarsi tra di loro, a girare, a circolare, a contaminare, e con loro hanno contribuito a far girare e circolare il virus, quindi ha contribuito. Un contagiato ne contaminava altri 8, ne contaminava. Io non chiedo vendetta, chiedo solo che se qualcuno è responsabile di questa cosa, se qualcuno ai vertici è responsabile di questa cosa, chiedo semplicemente che cambi mestiere.